verrà avvisato un fallo di brio. Ed eccoci a Varsavia, dove il Legia ha vinto per 3-2 sull'Inter. Piracini porta in avanti questa azione, poi Altobelli va a rubare il gol per segnare il suo 32esimo Eurogol. Ma al 41esimo c'è il pareggio di Sikorski, che gela un po' l'Inter, che nella ripresa appare scioccata, ha un quarto d'ora veramente brutto e in due minuti subisce il capovolgimento di fronte. Prima segna Dieganoschi, siamo sul 2-1, poi ecco l'azione dopo la respinta di Zenga del gol di Karas e siamo sul 3-1. Sembra che le cose si mettano male per l'Inter, che trova però ancora il suo orgoglio di squadra di grande esperienza internazionale. Passarella per Ferri, tiro deviato da Arceus e siamo dunque su un 3-2, molto più confortante per l'Inter per quanto riguarda